L'idea è partita un po' così per gioco, perché un amico un giorno mi disse che aveva fatto il cammino di Santiago, che è circa 900 km. E allora io ho pensato, ma perché non sarebbe più bello fare il giro della Sicilia, scoprire la propria terra, visitare la propria terra? E quindi quando ho pensato a questa cosa si è accesa tipo una lampadina. Poi c'è stato il periodo di ferie lavorative, che erano 15 giorni all'incirca, e ho detto, ma io parto. Ho allacciato il marsupio con il telefono, il caricabatterie e un po' di contanti e una carta di credito e sono partito così. Il viaggio è stato stupendo. All'inizio ho un po' sofferto perché c'era assai caldo e ho attraversato fino ad arrivare a Trapani, là è una zona completamente desertica, infatti cioè, ero bello fresco, quindi ho dato più di quello che dovevo dare. Forse un po' di presunzione anche perché. È come quando tu fai una gara e parti troppo veloce, ecco, questo è quello che ho fatto io e mi ha penalizzato tanto, infatti ho avuto problemi ai piedi, sono rimasto fermo a sciacca con le vesciche, però la voglia di andare avanti era troppa, io non volevo abbandonare questo viaggio e facevo 50 km al giorno di camminare, che sono peggio di correre. Pur di non rimanere fermo e di spostarmi, io ho camminato 20 ore al giorno. Ed è peggio di correre perché logicamente stai più sulle gambe e sulle ginocchia e i piedi arrivavano la sera che erano distrutti. Senti, c'è stato un momento che hai pensato, ma chi me l'ha fatto fare? No, Mi sa. mai, mai, non l'ho mai pensato. Ogni dolore era una gioia, ogni gioia era un dolore. È stato tutto bello fin alla fine, i posti che visitavo. Tutto, i dolori, la sera quando io andavo a letto e dormivo con i dolori ero felice perché sapevo che il giorno dopo io ci lavoravo di sopra e quei dolori dovevano sparire perché la mia testa doveva andare avanti. Io Distraiamo. sono tesserato a Capodollando e Cinzia, che è la mia presidente, mi ha aiutato tanto perché infatti lei avvisava tutte le diciamo, l'associazione podistiche di tutti i paesi vicini dove passavo. E quindi mi accompagnavano, è successo che a Rosolini mi hanno accompagnato a corsa, oppure mi davano una bottiglia d'acqua da mangiare, mi hanno dato le scarpe, mi volevano dare i calzini, insomma, sono stati molto amici. Senti, ho visto che tu al polso hai un rosario con la croce, ha un significato oppure. Questa è la mia forza. Se io sono riuscito a fare questo viaggio è grazie a lui. Infatti io su 900 km credo di aver pregato 700 km. Io quando corro prego sempre. Questa cosa è cominciata quando ho cominciato a fare la 03.000, perché Dio mi dà la forza di correre. E quindi io non ero solo, io ero con Dio. L'alimentazione all'inizio non mangiavo, perché all'inizio il mio corpo forse non era abituato a fare tutta questa strada, quindi avevo solo bisogno di acqua, quindi bevevo talmente tanto che avevo lo stomaco pieno d'acqua e non mi veniva fame, proprio. E quindi questa cosa mi ha deperito assai, infatti ero proprio, mi è venuto anche questo herpes, quasi una febbre interna ho avuto. E da lì ho detto, Ando, tu a così un po' ir avanti, a cominciare a mangiare. E quindi mi sono sforzato e ho cominciato a mangiare. Mi sono alimentato normalmente, la pasta, mi fermavo nei ristoranti, mangiavo la pasta, gelati, quando facevo le soste mangiavo gelati e poi assai Coca-Cola, Fanta che hanno gli zuccheri che fanno bene. Adesso c'è il riposo, cioè hai in mente qualche altra, diciamo. Un'altra impresa? Per la mente c'è, però infatti non ve lo vorrei dire perché vediamo. Però c'è una cosa che voglio fare, c'è, a sorpresa, vedremo.